La premier britannica Theresa May ha annunciato che il governo inglese ha deciso collettivamente di adottare la bozza d'accordo sulla Brexit definita a Bruxelles. Non è stata una decisione leggera, ma la May ha difeso il testo come il migliore possibile nell'interesse nazionale. Il capo negoziatore dell'Unione, Michel Barnier, in una dichiarazione alla stampa insieme al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha spiegato: «È un momento molto importante. L'accordo concordato è giusto ed equilibrato. Assicura le frontiere dell'Irlanda e getta le basi per un'ambiziosa relazione futura. Ma abbiamo ancora una lunga strada davanti con un lavoro intenso da fare e non c'è tempo da perdere». Barnier ha incontrato Tusk per informarlo dei progressi decisivi fatti sull'accordo di addio. Tusk ha annunciato che un vertice straordinario sull'accordo è stato convocato per il 25 novembre. Questo apre perciò la strada per la convocazione del vertice dell'Unione Europea 27 per dare l'ok all'intesa sul ritiro ordinario della Gran Bretagna. Il ministro dell'interno Matteo Salvini, da Pratica di Mare, dove ha accolto un gruppo di migranti arrivati per un corridoio umanitario, è tornato a parlare della manovra economica. Ci sono dei grafomani a Bruxelles che mandano lettere e noi, da persone educate, rimandiamo altre lettere molto educate, ma non ci muoviamo di un millimetro, anche perché, ripeto, chi è in torto rispetto ai trattati europei e l'Unione Europea, che nei suoi trattati istitutivi e fondativi garantisce ai singoli paesi la possibilità di garantire piena occupazione e diritti sociali. E se non mi fai spendere i soldi, io la piena occupazione e diritti sociali come diavolo la garantisco. Vasta operazione della Guardia di Finanza di Bari, che ha portato al sequestro di oltre 1 milione di prodotti cosmetici, considerati pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto contenenti concentrazioni di metalli notevolmente superiori ai limiti imposti dalla regolamentazione comunitaria di settore. Coinvolte nell'operazione denominata Make Up, le città di Milano, Roma, Bari e Giugliano in provincia di Napoli. I risultati delle perizie disposte dalla Procura di Bari hanno evidenziato valori di nickel e cromo notevolmente superiori al limite di legge. In alcuni casi, le stesse etichette apposte sulle confezioni dei cosmetici indicavano la presenza di componenti estremamente nocivi sia per il consumatore sia per l'ambiente. I finanzieri della compagnia di Marcianise hanno fatto irruzione in un fabbricato nel centro urbano di Macerata Campagna, sorprendendo 7 persone, tra cui un minorenne, intente a svolgere attività di fabbricazione di esplosivi in assenza di autorizzazione e in dispregio alle più elementari forme di sicurezza. In particolare, l'intero piano terra del caseggiato era stato approntato a fabbrica abusiva di fuochi d'artificio. Nell'operazione sono stati sequestrati oltre 6 quintali di polvere nera e altri precursori di esplosivi, decine di migliaia tra contenitori e altri pezzi pronti per l'assemblaggio, migliaia di artifici pirotecnici già confezionati e pronti per l'immissione sul mercato nero. Arrestati e posti domiciliari i 6 maggiorenni trovati intenti a lavorare e denunciato a piede libero il minorenne. Vista la quantità di materiale esplodente a scopo precauzionale per garantire la sicurezza dell'area circostante, il sindaco ha disposto la chiusura di 2 plessi scolastici collocati nelle immediate vicinanze del fabbricato sequestrato.